Siamo qui con Mister Del Vivo, Mister davvero una grande partita la vostra, 5 reti a 0 che conferma il vostro progetto sportivo. Sì, ma al di là del risultato la cosa più importante è il progetto che abbiamo, stiamo lavorando, io sto lavorando da pochissimo con questa squadra, però sono contento dei ragazzi, noi dobbiamo costruire il futuro, quindi speriamo che riusciamo a farlo nel migliore dei modi. Bene, ci sono davvero delle pedine fondamentali interessanti di classe che possono avere un futuro di fronte a loro come il numero 11 di Palma, come Gregory e come il numero 7 Argento. Secondo lei davvero possono emergere nel calcio? Sì, è difficile emergere nel calcio, dipende da, da loro soprattutto, io glielo dico sempre, devono lavorare ancora tanto, non sono ancora pronti per una prima fascia, però se lavorano bene hanno buone speranze, poi dipende tutto dal punto di vista psicologico, se riescono a capire che per giocare a calcio si devono fare grandi sacrifici purtroppo. Ecco, questa partita assume un significato importante, è una seconda giornata che offre maggiori indicazioni per lei, due giornate, tre punti in classifica, ecco giustamente si possono allungare i punti? No oh, ma la classifica a noi interessa poco, l'ho detto, a me interessa la prestazione e che i ragazzi crescono ogni allenamento ed ogni partita per poter la, la vittoria più bella e poter l'anno prossimo tra due anni cercare di mandare qualche ragazzo in una squadra professionista. Questa è la nostra vittoria, poi il risultato, io, noi non vediamo il risultato perché per noi la cosa più importante è la crescita dei ragazzi soprattutto. Grazie a Mister De Vivo, grazie per l'attenzione su Telesport.net, arrivederci alla prossima intervista.